Manifestazione importante, campionato italiano di tiro con l'arco, parliamo di disciplina sportiva presente alle Olimpiadi, parliamo del campionato italiano, quindi come sempre Ascoli, città dello sport, Ascoli che ospita competizioni nazionali importanti. Una disciplina sportiva come quella del tiro con l'arco, come tante discipline sportive che ad Ascoli hanno effervescenza. Questa città continua a essere una città che anche se è sotto i 50.000 abitanti, per numero di abitanti, numero di partecipanti, iscritti alle varie associazioni sportive, alle varie squadre, è tra le prime d'Italia. Per risultati, per eccellenze in tutti i campi sportivi che andiamo a vedere, in tutte le discipline, abbiamo personaggi che hanno fatto la storia e personaggi che la stanno facendo e continueranno a farlo. Quindi c'è un grande orgoglio da parte mia come assessore dello sport e dell'amministrazione comunale di rappresentare Ascoli, città dello sport, perché lo è nel DNA, lo è nella storia, lo è nella cultura, lo è nel tempo. Oltre a questo campionato italiano del tiro con l'arco, abbiamo altre manifestazioni abbinate a questo fine settimana che hanno un oggetto oltre al momento sportivo, quello del turismo sportivo. Praticamente questo fine settimana graviteranno in città circa un migliaio di persone. Ci sarà quindi un torneo degli sbandieratori under 15 e senior che sarà fatto al Palazzetto del Monte Rocco, ci sarà un campionato, il torneo della marca che rappresenta tutte le marche, mentre quello degli sbandieratori è nazionale, il primo campionato che si fa dopo il lockdown. Il torneo della marca rappresenta invece tutte le compagnie storiche degli arcieri delle Marche che verranno ad Ascoli e poi ci sarà un incontro bellissimo del rugby tra, chiamiamo, le vecchie glorie, Fano, Teramo, Jesi, tutti che confluiranno ad Ascoli per dare sempre importanza a quella che è una disciplina sportiva dove ci sono alti valori morali e alti valori etici e sportivi. Allora, questo campionato per noi è veramente molto importante, anche perché, come si diceva prima, porta ad Ascoli circa 190 atleti più gli accompagnatori. È una di quelle cose che la federazione ci ha dato, ci dà sempre molta fiducia, vale a dire che negli ultimi anni ci ha dato 4 eventi nazionali importantissimi e noi abbiamo sempre risposto in modo eccellente, per cui poi preferiscono dare delle gare importanti a noi, magari anziché ad altre società, e noi parliamo sempre delle Marche, una regione molto piccola, di cui io sono anche presidente regionale, però vedo che Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, che sono le grandi, nel nostro sport, non hanno tutte queste manifestazioni nazionali che abbiamo noi nelle Marche, e nella fattispecie la compagnia Arcieri Piceni.